Ciao, vai un. Allora, io oggi mi devo sfogare. Mi devo sfogare perché non ce la faccio più, sono stanco. Sono stanco di tutta questa mentalizzazione. Noi siamo, noi chitarristi, noi che suoniamo, cioè io chitarrista, però dico noi che suoniamo, noi che siamo appassionati di queste cose, siamo gli esseri umani, la categoria di esseri umani più mentalizzata che c'è sulla faccia della terra. E in parte ci siamo fottuti da soli, nel senso che siamo stati stesso noi che abbiamo, diciamo, dato la possibilità a noi stessi di farci mentalizzare. Perché mi rendo conto, lo sapete, io faccio tanti video a proposito del vintage, cioè già ho fatto tanti video a proposito del vintage, che è una sciocchezza, che le chitarre vintage non sono niente di speciale, non hanno niente di magico, ecco, erano semplicemente fatte bene e fatte diversamente da quello che fanno adesso. Però la domanda ti sorge spontanea, cioè perché? Cioè, nel senso, perché se sapevamo fare una cosa tanto bene abbiamo iniziato a farla male? E la risposta è semplice, molto molto semplice. Perché noi stiamo parlando di grandi aziende, stiamo parlando di Fender, di Gibson, di Ibanez, di tutte le grandi aziende. Perché è andata a finire che gli strumenti che si facevano bene, delle cose che si facevano bene, improvvisamente sono scese tanto di qualità? Non è per quello che pensate voi, secondo me, non è perché hanno iniziato a risparmiare, perché hanno iniziato a lavorare peggio per risparmiare sulla manodopera, oppure hanno iniziato a risparmiare sui materiali. Non è così, secondo me. Perché alla fine, a livello di, proprio di, come vi devo dire, alla fine a livello, cioè un ponte, diciamo, che un ponte fatto bene non è fatto di d'oro, ok? Non è fatto d'argento, che costa tanto, è fatto d'acciaio, che per quanto costi di più dello zinco, per dire, non è che costa chissà quanto di più. Cioè, se un ponte di zinco costa 20 euro, per dire, decente chiaramente, non ha senso che uno d'acciaio della Fender costi 150 euro, perché non c'è, ok, tutta questa lavorazione in più, non c'è questa differenza di prezzo nel materiale. La differenza è una differenza di concetto. Loro vogliono farti credere, vogliono convincerti che quel ponte d'acciaio, dico ponte per dire ponte, posso dire qualunque cosa, vogliono convincerti che quella cosa sia speciale, che abbia qualcosa di eccezionale, ma non è così. È semplicemente una cosa fatta bene, ma non ha niente di speciale. Costa un pochino di più, ma non 3, 4, 5 volte tanto, ok? E perché vogliono renderti la cosa speciale? Perché così tu la paghi di più. Perché vogliono convincerti del fatto che le cose come si facevano una volta non si possono fare più? Perché vogliono convincerti che le cose di una volta avevano qualcosa di magico? Ok? Perché? Perché così possono venderti le cose fatte come quelle di una volta a 4, 5, 6, 7, 10 volte il prezzo. Per questo. E noi di queste cose non ce ne rendiamo conto. Cioè, io me ne rendo conto, le ipotizzo, perché le vedo. Vedo che delle chitarre che
sono letteralmente identiche a quelle standard, a quelle meno costose, perché hanno delle puttanate in più che non ha nessun senso, costino di più, vengono vendute a 10 volte il prezzo. Vedo che i prezzi del vintage continuano a salire in maniera sproporzionata e nessuno dice niente, nessuno dice ma veramente, cioè, è una chitarra, che cosa ti vieta di farla uguale, di farla alla stessa maniera? Cosa? Niente. Puoi farlo tranquillamente, è stato fatto all'epoca, si può fare anche oggi. Oggi sarebbe ancora meglio, perché le tecnologie sono avanzate, tutte le cose sono diventate più semplici. Perché vogliono convincerti del fatto che quella cosa non si può fare più, non c'è modo di farla come era fatta all'epoca? Perché non gli conviene, perché gli conviene farvi pensare che se loro fanno la vintage reissue custom shop, tu la devi pagare 5.000 euro perché ha le specifiche vintage. Ma adesso siamo arrivati anche all'assurdo più totale, perché abbiamo una tale mentalizzazione sulle cose custom shop che per nella nostra mente devono per forza essere meglio a tutti i costi, che hanno standardizzato anche le specifiche di quegli strumenti. Per esempio, se vedete il Fender Custom Shop, hanno abbandonato, cioè una volta Fender Custom Shop faceva gli strumenti replica vintage e tu dici vabbè, sono replica vintage, e tenevano le specifiche vintage. Adesso la maggior parte di quegli strumenti non ha nemmeno più le specifiche vintage, non hanno nemmeno più la tastiera 7,25, perché oramai a loro sono arrivati ad un livello così superiore che noi siamo così mentalizzati e così convinti che la custom shop, come è fatta, deve essere per forza meglio, per cui possono permettersi addirittura di farle uguali alle standard, più uguali alle standard, che noi ce le compriamo lo stesso. E quindi invece di avere la tastiera con i tasti piccoli e la raggiatura della tastiera 7,25, che sul prezzo non fa nessunissima differenza, voglio, cioè non c'è differenza se una tastiera la fai più curva, più piatta, con un tipo di tasti piuttosto che degli altri come dimensioni. Cioè, volendo, i tasti piccoli in teoria potrebbero costare in teoria anche di meno, perché sono più piccoli, c'è meno materiale, ok, ma sono la stessa cosa. Cioè, noi siamo così mentalizzati che non ci interessa più, cioè loro non hanno più bisogno nemmeno del concetto del vintage, che era meglio, perché possono farle anche simili alle standard, che noi ce le compriamo lo stesso, per noi sono meglio lo stesso. Cioè, è assurdo. Sì, ok, in linea di massima ti aspetti che una chitarra che costa tanto, una custom shop, qualunque siano le caratteristiche dello strumento, diciamo, sia realizzata in maniera migliore, ok? Con più cura, fatta meglio, con migliori materiali. Non è così, perché vi assicuro che mi sono capitate tantissime chitarre, tantissime custom shop, con le sellette che si piegavano a mani nude. Non sono tanto diverse da quelle standard, diciamo, ok? Ve lo assicuro. Io mi sono provato, non in realtà non molte, però qualcuna ne l'ho provata, e vi assicuro che tutta sta differenza non c'è. La differenza sta nella nostra testa. La differenza sta in quello che ti hanno, nell'immagine di quella cosa che ti hanno messo nella testa, e che in buona parte ci siamo messi da soli, ok? Ci siamo mentalizzati da soli. E perché? Perché se abbiamo la possibilità di comprarci una custom shop,
è una soddisfazione. Se abbiamo la possibilità di suonare una chitarra da 5.000 euro, per noi è una soddisfazione, non è una cosa da poco. E quindi tendiamo a valorizzare il nostro investimento, ok? Tendiamo a voler rendere quello che abbiamo speso, i nostri 5.000 euro, più preziosi di quello che sono. E quindi parleremo e considereremo il nostro strumento Custom Shop come qualcosa di eccezionale, come qualcosa di mistico quasi, ok? Quando ne parliamo con qualcuno è il migliore strumento del mondo. Quando se abbiamo 50 chitarre e una sola Custom Shop, sappiamo, siamo sicuri, ci sentiamo comodi, ci sentiamo rassicurati dal fatto di avere quello strumento che nella nostra mente suonerà sempre bene, sarà sempre meglio di tutto. Ma non è così, non è assolutamente così. Probabilmente ci farà addirittura suonare meglio quello strumento, perché abbiamo questa convinzione, perché abbiamo queste convinzioni. E lo stesso discorso oggi, a maggior ragione, io posso farvelo sul digitale e sull'analogico, cioè sul digitale del valvolare, perché noi siamo così tanto mentalizzati, ci hanno così tanto fatto il lavaggio del cervello, che noi siamo convinti che abbia un senso spendere 10 volte di più per un amplificatore perché è una replica vintage. Cioè, secondo noi è giusto spendere 2.000 euro per questo, che è un JTM 45, ed effettivamente siamo convinti che, per esempio, questo, che è un digitale, un Boss Katana, valga molto di meno di questo. Ma non è così. Anzi, questo vale molto meno di questo. E vi spiego perché. Perché è più semplice. Perché è un amplificatore che è stato progettato alla fine degli anni 50, cioè è stato realizzato alla fine degli anni 50, quindi internamente molto semplice, estremamente semplice, non ci sono grandi funzioni. Le cose che costano sono i trasformatori, le valvole, ma oltre a quello manca tutto. Rispetto a un digitale ci sono ore ed ore ed ore e giorni e settimane di programmazione che lì non ci sono. Scusate se poco, però noi siamo convinti che perché la replica di un amplificatore vintage, leggendario amplificatore suonato da Tizio Caio, sia giusto pagarlo 2.000 euro. Non è così. Siamo convinti che per forza, perché è l'amplificatore vintage, reissue, leggendario e tutto il resto appresso, debba per forza suonare meglio di un Boss Katana, di un Debut 50 transistor, di un Super Champ, cioè di qualunque cosa sia moderna, perché siamo mentalizzati, perché a loro conviene. Se tu pensi e sei convinto che un amplificatore solid state sia per forza peggiore di un qualunque valvolare, loro possono farti pagare il valvolare di più. Possono alzarti il prezzo del valvolare e tu desidererai sempre il valvolare, anche quando dovessi trovarti di fronte ad un digitale che suona meglio di quel valvolare, che ti offre tante cose in più rispetto al valvolare. Perché parliamoci chiaro, il digitale è più leggero, è più comodo, fa più cose, è più economico, perché è più economico effettivamente, perché sebbene la programmazione di un digitale purtroppo è sottovalutata da me stesso, vi dico la verità, è molto sottovalutata, ma c'è un lavoro enorme dietro che su questo non c'è. Tutta la parte amplificatore costa di meno. Il transistor fu inventato perché costa di meno, perché è più facile da realizzare, è più affidabile e costa
di meno. Tu hai amplificatori da 50-100 watt che pesano quanto un valvolare da 15 watt, da 10 watt come consistenza, e quindi te lo puoi portare in giro. Il valvolare, appena diciamo lo sbatti un poco di più, appena lo maltratti un poco di più, si scassa. Il transistor, che sia digitale o sia transistor, solid state, quello che volete, dura di più e quindi loro lavorano di meno. No? E io non ce la faccio di più con queste cose, veramente, sono, ci hanno reso così ebeti, ci hanno così fatto il lavaggio del cervello che noi siamo fermi, bloccati su delle cose che effettivamente sono delle puttanate enormi. Un ponte della Telecaster a tre sellette è una merda, perché non si può intonare. Ma la Telecaster è fatta così, la Telecaster così deve essere. E noi siamo fermi che una Telecaster deve essere stonata. Esistono tantissime cose moderne, meravigliose. Pensa al Floyd Rose, che sarà complicato quello che vuoi tu, ma rimane accordato e ti permette di fare delle cose meravigliose. PRS, i ponti PRS sia fissi che flottanti, che sono dei ponti eccezionali, ma ci sono tantissime altre marche alternative che hanno fatto delle evoluzioni meravigliose. Penso a Babix, penso a come si chiama, Vegatrem, cioè cose bellissime, e noi stiamo ancora col Bixby, stiamo ancora con il Bixby, che è una cosa inutile. Cioè, perché? Perché è bello, perché tu lo vedi è bello, ma è una cosa completamente inutile. C'è un'escursione che fa ridere, mantiene l'accordatura come se le corde tu le legassi praticamente, è una cacca enorme. Siamo ancora bloccati sul vibrola maestro della Gibson, che è bellissimo, la fine del mondo. Sì, ma non funziona, non mantiene l'accordatura, è una cacca vintage che è una cosa sproporzionata. Siamo ancora bloccati con i ponti Tune-O-Matic che si spiegano, se ne escono da dentro ai fori, che poi vabbè, vi ripeto, noi siamo tanto mentalizzati che tantissimi di voi penseranno e saranno convinti che questi problemi in effetti non esistono. Ma non è colpa vostra, non è colpa nostra, ok? Purtroppo siamo così bloccati che praticamente noi sfottiamo quelli là che sono ingrippati con la Apple, che qualunque cosa fa la Apple, anche la più schifosa, a loro va bene, ma noi non siamo diversi, perché ci sono tantissimi di noi che qualunque cosa fa la Gibson, qualunque porcheria fa la Gibson, e non l'aggiusta, perché non gli costerebbe niente aggiustarla. Qualunque porcheria fa la Fender, che, ma cose ridicole, voglio cose per cui proprio te lo stanno dicendo, guarda, ti stiamo fregando. A noi va bene, perché la scritta Fender ci fa stare tranquilli, la scritta Fender ci consola. Ok? Siamo fieri di suonare una Fender, siamo fieri di suonare una Gibson, siamo fieri del fatto che quella chitarra è fatta in quel modo, anche se fa cacà effettivamente, perché come la tocchi perde l'accordatura, perché c'è il tremolo maestro, ma noi siamo fieri di avere quella cosa. Ci hanno così mentalizzato che siamo bloccati su queste cose ridicole. E non siamo diversi da quelli che sono dipendenti da altre aziende come Apple, come, che vedevo di, o quelli che sono dipendenti da altre aziende come Facebook, come TikTok, Instagram, YouTube. Cioè, io sono il primo, guardate che c'ho dietro. Però alla fine io sono questo,
non li sono questi cosi qua. Sono il primo a dire che ti fa stare bene avere una Fender, ti fa stare bene avere un amplificatore valvolare, perché siamo umani, ok? Ci abbiamo le nostre fissazioni, ci abbiamo le nostre cose. Anche se io non lo uso, questo qua a me mi fa stare bene averlo, ma non lo uso perché non ha senso. Fossimo stati nel 95, allora un amplificatore digitale faceva schifo. Fossimo stati nel 90, allora un amplificatore a transistor effettivamente faceva schifo. Non so se vi ricordate i PD Viper o i PD Bandit, che erano i Line 6 Spider dei primi anni 2000. Quelli facevano schifo. Il Pod, il Line 6 Pod, che era una cosa tremenda, cioè faceva cacare a spruzzo. Ok, fossimo stati nel 2000, nel 95, nel 90, allora vi darei ragione, direi io. Ci ho al volare perché. Ma nel 2023 non possiamo rimanere bloccati su quelle convinzioni, perché non hanno più senso. Non hanno più senso di essere. Sono proprio stupidate. Sono mentalizzazioni sulle quali loro marciano per venderci cose che sono inferiori a prezzi superiori, soprattutto in questo periodo, perché vi assicuro che se vi si consumano le valvole di un amplificatore adesso, col fatto che c'è la guerra in Russia e tutte le valvole praticamente oramai sono prodotte in Russia, poi sono ammazzate. Tu dici, vabbè, io c'ho un amplificatore da 2000 euro che chissà come cazzo mi sono comprato, perché veramente io ho cose che non so come che tengo, cazzo, ci devo cambiare le valvole, ce li spendo, sì, ce li spendi, però perché spenderceli se poi puoi avere una cosa che è superiore, perché fa 20 cose in più, 20 per modo di dire, centinaia di cose in più, senza avere quel problema, senza avere quella preoccupazione. Perché? Non ha senso. È come se mi offrissero una macchina moderna che fa i 200 all'ora senza problemi, con un impianto stereo bellissimo, un cambio comodissimo che funziona benissimo, un sistema di navigazione perfetto, con tutti gli option alla possibile immaginabili, e io volessi comunque andare in giro con la Pandarella, che diciamoci la verità, Wagyu, non è vero, ok, che le cose di una volta sono migliori, non è vero, sono meno affidabili. Non c'è sta niente a fa. Sono molto molto meno affidabili. Non c'è sta niente a fa. Allora non ha senso scegliere la Pandarella che fa i 50 all'ora. Per dire, dico una cosa per dire, non ne capisco molto di macchine, vi devo dire la verità. Però io preferisco andare in giro sulla mia macchina comoda piuttosto che sulla Pandarella che fa i 80 all'ora al massimo. Ok, che c'ha il finestrino, ok, senza condizionatore. Ed è la stessa cosa per gli amplificatori, per le chitarre e tutto il resto appresso. Per me è così, io sono stanco veramente. Vorrei tantissimo che questo mio video, almeno uno di voi, lo facesse ragionare, lo facesse prendere coscienza di queste cose. Perché non ha senso, stiamo andando verso una direzione completamente sbagliata che non ci conviene, non conviene a noi, conviene solo alle aziende, alle grandi multinazionali. E per multinazionali io non... Fender, Gibson, PRS, ma anche PRS, però PRS, ma cioè, gli strumenti li fa in maniera diversa, li fa in maniera più conveniente per noi.
tutte le grandi aziende, che siano PRS, che siano Gibson, che siano Fender, che siano Ibanez, che tutte Martin, tutte le grandi aziende sono multinazionali. Non ci fanno del bene, fanno il loro bene, fanno quello che conviene a loro. E io lo posso pure capire, cioè è logico, il loro mestiere è vendere, è giusto. Però farmi prendere per il culo così, no, non ci sto io, cioè non ci sto proprio. Sono stanco, cioè esistono tante cose, i pick up attivi, cioè Fender, Gibson, quelli che fanno le chitarre vintage ci hanno convinto che i pick up attivi sono solamente per il metal, in origine erano così ma non è più così. Sono dei pick up eccezionali che sono silenziosissimi e tu ci fai qualunque cosa, cioè diciamo la verità. Per dirvi, ma vi dico una cosa, per dire Floyd Rose ci hanno convinto che è una cosa per metallari, ma perché è un tremolo con una forte escursione, quello che vuoi tu, ma è un tremolo, ed è un tremolo che non perde l'accordatura se funziona a meno, ma perché è sul metallare, cioè ma perché un ponte d'acciaio deve per forza, cioè deve costare 10 volte un ponte di zinco, che poi sto fatto i ponti di zinco non è vero che fanno tutto quanto schifo, cioè sui tremolo chiaramente lo zinco è tenero e quindi le lame si rovinano e tutto il resto appresso, ma un ponte fisso, cioè il ponte della Gibson o è fatto di zinco o è fatto d'acciaio. Cioè io ho sentito cordiere fatte di zinco vibrare di più di cordiere fatte d'acciaio. Quindi il discorso non è nemmeno tanto il materiale, che deve essere fatto come quello di una volta. Sì, mi piace che è fatto come quello di una volta, va bene, pure a me mi piace. Però se io devo prendere e pagare una cordiera, per dire Gibson d'alluminio, invece di pagarla 30 euro quanto vale, la pago 200 euro perché è fatta come quella alla vintage, no, non ci sto, preferisco mettere quella di zinco onestamente. Ma loro, vi ripeto, sono andati ancora avanti perché Gibson effettivamente le fa di zinco, però è Gibson, allora la puoi pagare 150 euro perché Gibson, e no, non ci sto, sono stanco, mi sono stancato di queste cose, sono stanco. Non sono così deficiente, voglio, cioè almeno io non ci voglio stare più, sono stanco, non mi va più. Vabbè, comunque per oggi queste sono le mie un video pallosissimo, mi rendo conto, queste sono i miei ragionamenti. Spero che queste, che almeno uno di voi apra gli occhi, dice ah, forse sto scemo, tiene ragione, perché veramente è assurdo, cioè quello che sta succedendo è assurdo, i prezzi salgono sempre di più per delle cose che non hanno senso che costino di più. Cioè io ho visto gente ingripparsi, cioè gente ma tanto le valvole di oggi non sono più le valvole di una volta, le specifiche non sono più le stesse, perché la valvola teneva un chilo, un ohm di resistenza in più, in meno, cioè voglio veramente, ma che cazzo vuoi fare, ma compratevi un Blackstar Debut 50R che tiene tutto quello che serve e suona benissimo, ma prendetevi un Boss Katana che ci fai tutto, non c'è una cosa che non ce la fai. Imparate ad utilizzare i software, compratevi una scheda audio e una cassa FRFR che già avete lo stesso suono, con alcuni software che hanno le modulazioni e le modellazioni degli amplificatori, già avete lo stesso suono tale e quale, e ve lo dico io che l'ho fatto, messo a fianco il Deluxe Reverb e messo a fianco la cassa FRFR con la simulazione Deluxe Reverb, suonano uguali. Veramente suona meglio la simulazione digitale,
se devo dire proprio tutta la verità. Quindi voglio veramente, cioè fatevi intelligenti. Io personalmente ho finito, cioè gli strumenti ce l'ho, me li tengo caricati perché sono umano anche io e perché purtroppo ci hanno convinto di queste puttanate per tutti questi anni, ma basta. Cioè, da oggi in poi se compro qualcosa, sarà qualcosa, se vi faccio vedere qualcosa, sarà qualcosa di intelligente, cioè di moderno, di affidabile, di piacevole, che non, tu non rischi che se ci passa una valvola e devi rivalvolare, spendere 50 euro per due valvole, cazzo, che poi tra le altre cose sono pure valvole di merda, ma chi tuffa fa, voglio, cioè, basta. Vabbè, vi ripeto, questa è la mia, queste sono le mie riflessioni di oggi, sarà un video pallosissimo, mi rendo conto, però spero di fare, diciamo, cambiare idea ed aprire gli occhi a almeno uno di voi. Venite in chat a parlare di queste cose se volete, magari, che ne so, cioè avete qualche pensiero diverso dal mio, me lo dite, io vi dico, vabbè, forse c'hai ragione, però su questa cosa non lo so. Però insomma, questo è quello che c'ho da dirvi oggi. Comunque vi ripeto, io sto pensando di fare un piccolo badge da fare uscire durante i miei video, dove scrivo effettivamente che è un video senza valvole, perché sono stanco, sono veramente, mi sono scocciato di sentire discorsi così, veramente come discorsi proprio mentalizzati come quelli di Apple, l'iPhone, che si comprano l'iPhone appena esce, vanno a fare fila dentro ai negozi chilometriche per comprarsi l'iPhone, qualunque cosa è iPhone, Apple, è la fine del mondo, capo, delle cose bestialate, terribili. È la stessa cosa succede con gli strumenti, e non voglio essere così. Vabbè, io vi saluto per oggi perché veramente vi ho ucciso l'anima per troppo tempo. Ciao, aiuto.